questo appuntamento che io ritengo di grande significato, di grande valore. Abbiamo il piacere, l'onore, il privilegio, la gioia di avere qui il professore Giovanni Salonia. Giovanni Salonia, che mi ha imposto di essere più breve, è psicologo e psicoterapeuta, scrittore, teologo, frate cappuccino, cofondatore nel 1979 dell'Istituto di Gestalt Human Communication Center, Kairos, docente di psicologia sociale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma e presso l'Università Pontificia Antoniana di Roma e l'Università Pontificia Gregoriana, e direttore scientifico della Gestalt Therapy HCC Kairos e della rivista internazionale GTK Online gratuita. Molti di noi conoscono e hanno avuto modo di apprezzare alcune sue pubblicazioni, cito, mi limito a citare solo alcune, sulla felicità e dintorni, odos, scusate l'accento, genesi e guarigione dei legami fraterni, la luna è fatta di formaggio e l'ultimo, i come invidia. Argomento alquanto pronto. Buonasera, vorrei iniziare con un grazie a Tonino per le fatiche di questo festival, anche se è nato in una trattoria romana, però poi le fatiche di realizzarla l'ha fatto tu, e un grazie a Giampiero per le affettuose parole di presentazione. E anche un ricordo: nel 1980, credo che fu allora iniziativa pioneristica, organizzammo proprio a Ragusa una settimana sulla relazione, ed è bello che quel germe o il germe della relazione sia cresciuto tanto. Io, da frate francescano, ho chiesto a Francesco d'Assisi come parlare di Dio, un esperto, perché non solo ha parlato ai credenti, ma ha parlato anche ai non credenti. E Francesco dà delle risposte su questo. La prima risposta è sconvolgente: non parlare di Dio. Se vai nei luoghi in cui ci sono persone che non credono, ci sono due modi di stare con loro. Il primo modo è non fare liti, non avere questioni, essere sudditi a ogni uomo e ogni umana creatura. E se te lo chiedono, dire di essere cristiano. Un altro modo è, scusate, se lo richiedono, di parlare di Dio. E questa è una provocazione, direi, certamente determinante, che Francesco per certi versi ha pagato caro. In che senso? Fino a Paul Sabatier, siamo all'inizio del secolo scorso, il racconto della conversione di Francesco era molto clericale. Francesco incontra il crocifisso e poi abbraccia il lebbroso. Dopo Sabatier, che ci ha dato la fortuna di scoprire gli scritti di Francesco, dopo gli storici grandi Raul Manzelli, Giovanni Miccoli, abbiamo scoperto che Francesco, quando parla della sua conversione, fa un discorso completamente diverso. L'incipit del Testamento è una poesia: Dominus ita dedit mihi. Il Signore ha dato a me, Francesco, di cambiare mentalità in questo modo. Poiché ero nei peccati e non mi piaceva vedere lebbrosi, il Signore mi condusse da essi. E io stetti con loro e imparai da loro la misericordia. Allontanandomi da essi, ciò che mi pareva amaro mi fu convertito in dolcezza dell'anima e del corpo. Francesco non inizia la sua conversione ai piedi del crocifisso, la inizia con un'esperienza di una, direi, anche laicità incredibile.
Incredibile non solo nel suo raccontarsi come colui che abbraccia il lebbroso, ma lo abbraccia al di là di quella che era la geografia del tempo. La geografia del tempo raccontava di santi che abbracciavano i lebbrosi, però quei lebbrosi erano fortunati perché venivano guariti. Il lebbroso che abbraccia Francesco non è guarito, sfortunato è stato, vabbè, avrebbe dovuto incontrare un santo più efficace, perché chi è guarito è Francesco. Però in questo noi cogliamo già un elemento, direi, drammatico, che possiamo dire il Dio inutile. Con Francesco Dio non è utile, non fa miracoli. Certo, abituati a un Dio che sbaraglia cavalli e cavalieri e libera dal faraone, non essere liberati dal faraone che si chiamava Hitler ha creato tutto un movimento che dice come fare teologia dopo Auschwitz. Imparare che Dio è inutile è ciò che Francesco ci dice. Inutile nel senso che non può essere ricondotto a un Dio vittorioso, a un Dio che è protesi delle nostre difficoltà. Dio, per essere veramente Dio, deve essere inutile. Dio non deve avere un nome, perché ogni nome si consuma come l'onda che viene rimangiata dalla successiva, ma ancora peggio, ogni nome di Dio rischia di fare e di creare guerre. Francesco è a Damietta e non vuole che si faccia la guerra, e però tutti sono pronti per la guerra, dal legato pontificio, tutti pronti a fare guerra. E Francesco poveretto dice, se io vado a dire la guerra non si fa, mi dicono che sono pazzo, e si consiglia con un frate chiamato Frate Illuminato, che poi diventerà per questa prudenza vescovo di Siena, e dice guarda, adesso vogliono fare le guerre, ma il Signore mi dice che le guerre non si fanno, che devo fare? Illuminato dice, ti hanno detto tante volte che sei pazzo, una volta in più, una volta in meno, che ti importa? Vai a dire che le guerre non si fa. La guerra si fece, ovviamente, perché in nome di Dio si fanno le guerre. Ecco perché Francesco non vuole molte parole su Dio. Anticipa quello che Bonhoeffer scriverà. Sogno decenni in cui non si usi più la parola Dio. Ma non si usi più non significa non sentire Dio. Perché Dio è un mistero. E noi molto spesso cadiamo nell'errore di Edipo. Edipo risolve l'enigma. Chi è quell'animale? Vi ricordate, no? Quattro zampe, due, e poi tre. Edipo risponde, l'uomo. E pensa di aver vinto la battaglia. Ma ha perso, perché l'uomo non è un enigma. L'uomo è un mistero. Ed è proprio questo mistero, vedremo, che è dentro un parlare di Dio. Allora non parlare di Dio, ma sentire Dio, mi fa ricordare una pagina che ogni volta che la rileggo mi commuove. Italo Calvino, Le città invasibili. L'imperatore dice, c'è una città di cui non mi parli mai. Marco Polo chinò il capo. Venezia, disse il Khan. Marco sorrise. E di che altro credevi che ti parlasse? L'imperatore non batté ciglio. Eppure non ti ho mai sentito fare il suo nome. E Marco Polo, ogni volta che descrivo una città, dico qualcosa di Venezia. Quanto ti chiedo di altre città, voglio sentirti dire quelle. E di Venezia, quanto ti chiedo di Venezia? Viva la logica dell'imperatore, risponde Marco Polo. Per distinguere le qualità delle altre, devo partire da una prima città che resta implicita, che è nel mio cuore ed è Venezia.
Io penso che questo è l'insegnamento di Francesco, avere dentro il fuoco di Dio, che è il fuoco che ti governa nella tua vita, ma ti permette anche di non parlarne troppo. E questo mistero va rispettato, perché è il mistero che ci consegna, facciamo un piccolo salto, la neocorteccia. Gli umani con la neocorteccia sviluppano tante cose, ma ci sono tre domande che ci dà la neocorteccia, gli animali non te le fanno. Chi è mio padre? Il padre, la madre è certa, il padre è fiducia nella madre. Gli animali non si chiedono chi è il padre, sono gli umani che se lo chiedono, perché la paternità è un mistero che appartiene agli umani ed è il mistero che rimanda a Dio. La seconda domanda che appartiene alla neocorteccia è: che ne faccio dei fratelli? Gli animali non hanno questo problema, non esiste fraternità con gli animali. La terza domanda, che non ci interessa in questo contesto, è: perché il dolore? Gli animali soffrono, gli uomini si chiedono perché proprio a me, o al limite perché non a me. Allora, il mistero della paternità e il mistero della fraternità sono misteri che si intrecciano in una forma incredibile, ed è interessante che sono i misteri che nascono in Genesi 4. Quando l'uomo è fuori dal paradiso terrestre, scopre la paternità, la maternità e la fraternità. Come a dire che questo intreccio è un intreccio inevitabile. Senza la diade madre e figlio, il figlio si smarrisce. In supervisione mi portarono una volta una situazione drammatica, un figlio ritardato mentale, psichico, e la madre sola, senza il padre, senza un uomo, che diventava donna per non far impazzire il figlio. E di fronte allo strazio, se volete, di questa situazione, la risposta fu: andate a cercare il padre, perché soltanto nella logica del riprendersi il mistero della paternità che si può chiudere il cerchio. Ecco perché Padre nostro, perché il cerchio si chiude proprio nella paternità. Il cerchio inizia con una donna che rischia la vita per darti la vita e si chiude con il mistero di fede della paternità di un padre e della paternità che ci fa tutti fratelli. Cosa succede quando l'uomo smarrisce la fraternità? Non sono smarrimenti diversificati. Si smarrisce nello stesso tempo la paternità e la fraternità. Non sono percorsi o sentieri diversificati, si intrecciano. Quando non riconosciamo una comune paternità, che sia un Dio, che sia qualsiasi altro nome, ma il fatto che siamo tutti su questa terra di passaggio, pellegrini e forestieri, direbbe Francesco, e nello stesso tempo una fraternità, ecco che nascono gli grandi smarrimenti. Quello che stiamo vivendo oggi nella postmodernità, quella postmodernità socioculturale che è iniziata il 6 agosto del 45, ci porta ad essere in una società orizzontale di cui siamo fieri, ma che nello stesso tempo ci presenta delle domande che non possono essere eluse. Siamo tutti fratelli, ma questa fraternità è possibile nella misura in cui ci agganciamo a un padre, altrimenti che fratelli siamo? E agganciarsi a un padre significa rispettare un rimando al mistero, un riconoscersi nella comune condizione umana che
è continuamente messa in gioco tra, lo vedremo, l'ascoltare se stessi, trovare le vie dell'incontro o trovare le vie della disperazione. Quest'anno, come sapete, a Siracusa sono state rappresentate due drammi, tre, vabbè, le supplici non c'entrano, anche se aveva la bellissima, bravissima regia di Ovadia, però Ifigenia e Medea. Quasi a dirci, e nella regia questo era già implicito, i drammi che oggi vediamo accrescere, la violenza intrafamiliare. C'è stato un crescendo della violenza prima sui possedimenti, poi la violenza personale, la violenza intrafamiliare di qualsiasi tipo. Medea che uccide i figli, Ifigenia che viene ad essere sacrificata. Qualcuno dice Ifigenia, Isacco. Agamennone sacrifica Ifigenia, Abramo vuole sacrificare Isacco. Qual è la differenza? Che Abramo viene fermato prima del coltello. Ifigenia dopo volerà, sarà bruciata o si avvolgerà, ma non sarà certamente Agamennone a fermarsi. Non sarà certamente Agamennone a fermarsi. È come dire che quando si perde il senso della paternità più grande è sempre il rischio dell'intolleranza. E parlare oggi dell'intolleranza significa proprio vedere come siamo continuamente nel rischio di incattivirci o cercare strade diverse. Io sono molto fiducioso. Il punto è che per salvarci, dice Heidegger, ci vuole un Dio, con la D minuscola come volete, ma ci vuole. Quale Dio ci salverà? Perché Heidegger ha avuto un'intuizione, per me vale un'enciclopedia. Siamo troppo maturi per credere negli dèi, perché ormai ognuno di noi sente un Dio. Siamo pochi maturi per credere in un Dio, per credere cioè ad una paternità che ci rimanda alla stessa dignità di figli. Ecco, figli uguali nella stessa dignità, ma anche nella stessa condivisione. E in questo senso le differenze non diventano armi con le quali uccidersi, ma le differenze a casa, uomo, donna, grandi, piccoli, fuori, ovunque, le differenze sono soltanto i luoghi dell'apprendimento. Io imparo, l'uomo impara dalla donna, la donna impara dall'uomo, i piccoli imparano dai grandi, i grandi imparano dai piccoli. Se le differenze diventano la scuola dell'apprendimento, allora è possibile che i fratelli siano diversi per apprendere ciò che la Bibbia dice: Dio non può mai parlare una sola lingua, perché Dio parla una parola, ma l'uomo non può ascoltarlo se non con due parole. Ci vogliono per forza due parole per poter parlare: la parola del maschio e della donna, la parola del bambino e dell'adulto, perché una parola, dice Dio, due ne ho ascoltato. Quando Gadamer raccoglie la provocazione di Heidegger, solo un Dio ci salverà, si chiede quale Dio ci salverà, e lui risponde in un modo, secondo me, bellissimo, che è coerente col nostro tema. La risposta è nel suo libro Il Dio Ultimo, il Dio interreligioso. Cosa vuol dire, in altre parole? Un Dio che dialoga. Quando gli dèi, quando l'assoluto di ognuno di noi dialoga con l'assoluto dell'altro, è possibile salvarci. Il dialogo degli dèi, il dialogo di ogni Dio che ognuno si porta nel cuore, è la speranza per tutti noi. Un Dio che non dialoga è un Dio che crea morte. Ed ecco allora, andiamo verso la fine, che noi ci chiediamo: Padre, in cielo e in terra, e nei cieli Dio? Certo che nei cieli, perché è nel mistero, ma è anche a terra, altrimenti se rimanesse nei cieli, che Dio sarebbe? Ma dove possiamo trovare Dio? Francesco ci dice che lo troviamo quando abbracciamo il lebbroso, e noi ci accorgiamo che in effetti ci sono due luoghi in cui Dio dobbiamo e possiamo incontrarlo. È un verso di Turoldo,
quello che dà l'incipit a questo primo luogo. Il corpo, dice Turoldo, scialuppa che ti salva sull'oceano del nulla. Che fa, direi, Pandan con un detto orientale che dice: quando tutti i sistemi crollano, ti salva il corpo. Bisogna tornare al corpo. Bisogna tornare a quel caro cardo salutis che già i primi cristiani avevano individuato. L'uomo, quando si scopre nudo, si nasconde. Adamo si nasconde. Abbiamo bisogno, invece, come dice un grande studioso del corpo, arrendersi al corpo significa arrendersi a Dio. E qui emerge, e mi scusate ancora una volta se cito Francesco, ma penso che non vi dispiaccia, e qui ancora una volta cogliamo la grande intuizione di Francesco, che quando dice fratello corpo sta dicendo che noi abitiamo con un fratello. È vero, noi siamo il corpo, ma andiamo a chiederlo a chi ha scritto quando il corpo è ammalato, altro che io sono il corpo. Il corpo e noi siamo un'unica cosa, lo sappiamo ormai, però sappiamo anche che abbiamo due leggi diverse. Noi vorremmo non morire e il corpo muore, vorremmo non ammalarci e il corpo si ammala. Ecco Francesco che viene e dice: siete fratelli, fratello corpo. E questa fraternità ci dice che se tu ti arrendi al corpo, ti arrendi al padre comune. E Rilke, che ha avuto molte stagioni francescane sulla povertà e su altro, ha un versetto nelle poesie francesi che è fantastico. Dice: dammi, è una sorta di preghiera, di acconsentire almeno ogni tanto al corpo fratello primogenito. Bellissimo, c'è tutta la psicologia evolutiva. Io arrivo al mio corpo a 2-3 anni, perché prima di 2-3 anni non riesco a dire io, per poter dire Dio, per arrivare a me stesso ci vogliono almeno 2-2 anni e mezzo. Ebbene, l'intuizione grande di Rilke, a consentire al corpo fratello primogenito, perché nel corpo dell'altro e nel mio corpo che noi troviamo il momento dell'ascolto. Francesco sta per morire e dovrebbe fare una morte santa, di quella nobile, di quella fatta tutta di preghiere, e invece cosa farà? Scrive a Donna Jacopa, una nobile donna che Francesco frequentava, a cui casa si rifugiava quando era a Roma, e dice: sappi carissima che Dio mi ha rivelato la fine mia ormai è prossima, perciò, altro che pensieri nobili, se vuoi trovarmi viva, affrettiti a venire a Santa Maria degli Angeli e porta con te un panno per avvolgere il mio corpo e porta anche quei dolci che tu eri solita darmi quando mi trovavo malato a Roma, la dolcezza del morire cristiano. La dolcezza di mangiare ancora gli ultimi dolci che avevano rallegrato la sua vita. Il corpo è, per un Dio che disprezza il corpo, che non ha corpo, è un Dio pericoloso. Il Dio deve avere un corpo, deve incarnarsi. Poi se qualche Dio si è incarnato, tanto meglio, però un Dio deve rispettare il corpo, perché fuori dal corpo c'è solo violenza. La violenza non viene dal corpo, viene quando siamo fuori dal nostro corpo. E l'altro luogo in cui dobbiamo balbettare Dio sono proprio gli altri, la relazione. Nel momento in cui scopriamo che lo straniero non esiste, perché è stato detto Cristeva, Camus, Paul Ricoeur, il primo straniero siamo noi a noi stessi. Per comprendere fino in fondo noi stessi dobbiamo incontrare lo straniero più straniero. Ogni straniero fa parte
del mio mondo. L'altro da me è sempre altro di me. Non è una questione, direi, etica intesa moralistica. Non dobbiamo essere accoglienti con gli altri perché questo è un bene morale. Dobbiamo ritornare alla vecchia saggezza medievale che diceva bonum non qui a iussum perché comandato, ma bonum qui a bonum, cioè accostarsi all'altro, accogliere l'altro è un bene perché ti fa arrivare alle regioni inesplorate di te stesso. Per concludere, una caratteristica del Dio biblico è che non dà risposte. Io ricordo un mio caro amico biblista che preparò il discorso a Flavio Roberto Carrara al sinodo sulla parola di Dio, e l'intervento fu questo: la Bibbia non è un libro di risposte, è un libro di domande. Dio non ci risponde mai, cambia discorso. Il silenzio di Dio è la vera tragedia dell'uomo, non sappiamo perché, ma vedete, Giobbe chiede e Dio cambia discorso. Tu dove eri? Dio non risponde mai, fa solo domande. E le due domande che possono farci incontrare sotto tutti i cieli, in ogni alba, sono le due domande. Le prime domande che Dio fa all'uomo: Adamo, dove sei? L'interiorità. A Caino, dov'è tuo fratello Abele? La fraternità. Queste due domande, comunque sia, vengono da Dio e ci portano a Dio. Grazie.